Com'è nata l'Agenda 30? Nel 2015 molti paesi si riunirono, parlarono dell'Agenda 30 che serviva ad aiutare il mondo e risolvere l'inquinamento. Di che cosa parla l'Agenda 30? L'Agenda 30 tratta l'inquinamento e la protezione della flora e della fauna, proteggendo anche bambini, ragazzi e adulti dalla povertà e dalla fame. Si occupa delle disuguaglianze. Come è suddivisa? In 17 obiettivi molto importanti. Questi obiettivi spiegano cosa sta accadendo nel mondo e come prevenire o risolvere i relativi problemi. Che cosa vuol dire povertà? È considerata povera una persona che non può soddisfare bene i propri bisogni primari, come l'acqua pulita, il cibo, la casa, gli abiti. Ma è povero anche chi non può frequentare in modo adeguato la scuola, chi mangia di cibo di scarsa qualità, chi vive in una casa senza toilet o elettricità, chi non può curarsi, chi non viene assistito se ha problemi di salute o disabilità, chi è costretto a mandare a lavorare i propri bambini. Chi sono i più poveri? I bambini e le bambine sono le prime vittime. Sono moltissimi i bambini nel mondo che vivono in povertà estrema. Ma se un bambino mangia poco e male, non viene curato, se si ammala e non va a scuola, quasi certamente avrà dei problemi fisici e psicologici anche da adulto. Questo è l'obiettivo numero 2, che parla dell'importanza del cibo, perché il cibo serve tantissimo a tutto il mondo, ma non è ancora sufficiente per tutti. E perciò tanta gente, specialmente nei paesi più poveri, soffre la fame. E questo è per tanti casi, tra cui povertà, tra cui il caso di guerra e anche per disastri naturali. Poi non esiste solo la fame, esiste anche la malnutrizione, che è divisa in due parti. La prima è sempre diffusa nei paesi più poveri. E sarebbe succede quando una persona mangia abbastanza, però gli mancano molte sostanze nutritive, perciò cresce male. E poi la seconda invece è invece diffusa nei paesi più ricchi, e sarebbe quella lì dei fast food, cioè quando una persona mangia queste cose che vengono chiamate cibo spazzatura per la loro scarsa qualità, che hanno troppo zucchero, troppo sale soprattutto, e anche troppi grassi, e gli mancano delle sostanze che gli servono, e perciò cresce male, e questi cibi vengono sempre venduti da fast food. Noi possiamo fare tante cose, ad esempio mangiare in modo vario, non sempre la stessa cosa. Se vuoi vedere come mangi in modo vario, vediamo un po' che colori ci sono nel piatto. Ci sono colori diversi, ad esempio pomodori rossi e fagiolini verdi. Allora stai mangiando in modo vario. Poi bisogna mangiare cibo che viene da vicino, cioè perché se no... Se mangi cibo che viene dall'America, la rave ha dovuto consumare energia e inquinare l'acqua. Poi mangiare cibo di stagione, e perciò le castagne di autunno o le ciliegie d'estate. E poi, soprattutto, mangiare quando fai merenda, perché è meglio che mangiamo roba sana, cioè... una cosa preparata a casa oppure un frutto. Obiettivo numero 3, la salute. L'educazione alla salute occupa un ruolo di grande importanza per una corretta vita, perché fin da bambini bisogna capire che è meglio prevenire che curare. Perciò bisogna affrontare le insidie che la minacciano, come la cattiva alimentazione, il fumo, la scarsa igiene, la sedentarietà e l'uso di alcol e droghe.
E un vecchio detto arabo dice che la salute è una corona in testa a coloro che stanno bene, ma appare soltanto alla vista degli ammalati. A questo detto bisognerebbe aggiungere che il termine salute indica uno stato completo di benessere fisico, mentale e sociale, che non consiste soltanto nell'assenza di malattia. Rispetto a tanti anni fa, la scienza ha fatto molti passi avanti e così è possibile curare tante malattie, ma la cosa importante è che tutti possano avere il diritto di curarsi indipendentemente dalle possibilità economiche. Obiettivo numero 4. Istruzione di qualità. Un buon livello di istruzione è un elemento molto importante per migliorare la qualità della vita di una persona e favorire lo sviluppo di una comunità. Negli ultimi decenni sono decisamente diminuiti i bambini e le bambine che nel mondo per vari motivi non vanno a scuola, ma nonostante questo ce ne sono ancora milioni che non possono andare alla scuola primaria oppure che l'abbandonano prima della fine degli studi. Molto probabilmente questi bambini e queste bambine, quando cresceranno, diventeranno adulti che non sapranno leggere, scrivere e contare. Chi sono questi bambini? La lista è lunga. Bambini di famiglie che vivono in zone di campagna o lontani dai centri abitati, oppure in quartieri periferici senza servizi. Bambini di minoranze etniche, bambini malati o con qualche problema di mobilità. Bambini che vivono in zone di guerra o nei campi profughi. Questi bambini e queste bambine si aggiungono ai quasi 800 milioni di adulti nel mondo che non hanno frequentato la scuola. Numero 5. Parità di genere. Uguaglianza di genere, conosciuta anche come parità tra i sessi. Parità di genere, uguaglianza sessuale o uguaglianza di genere. È una condizione nella quale le persone ricevono pari trattamenti, con uguale facilità di accesso a risorse e opportunità indipendentemente dal genere. Obiettivo numero 6. Acqua pulita e igiene. Acqua accessibile e pulita è un aspetto essenziale del mondo in cui vogliamo vivere. Il nostro pianeta possiede sufficiente acqua potabile per raggiungere questo obiettivo, ma a causa di infrastrutture scadenti o cattiva gestione economica, ogni anno milioni di persone, di cui la gran parte bambini, muoiono per malattie dovute ad approvvigionamento d'acqua, servizi sanitari e livelli di igiene non tanto buoni. La carenza e la scarsa qualità dell'acqua, assieme ai sistemi sanitari inadeguati, hanno un impatto negativo sulla sicurezza alimentare, sulla scelta dei mezzi di sostentamento e sulle opportunità di istruzione per le famiglie povere di tutto il mondo. La siccità colpisce alcuni dei paesi più poveri del mondo, aggravando fame e malnutrizione. Obiettivo numero 7. Energia pulita e accessibile. L'obiettivo numero 7 assicura a chiunque l'accesso a sistemi di energia alla portata di tutti, affidabili, sostenibili e moderni. L'obiettivo numero 7 si compone di quattro dimensioni: accessibilità, affidabilità, sostenibilità e modernità. Obiettivo numero 8. Lavoro dignitoso e crescita economica. Il lavoro dignitoso aumenta la crescita economica, che fornisce soldi allo Stato per finanziare le persone che non riescono a trovare un lavoro oppure sono inabili al lavoro. Obiettivo numero 9. Uno Stato, se vuole raggiungere un buon livello di sviluppo per i suoi abitanti,
Deve investire per creare infrastrutture più moderne ed efficienti. Purtroppo, in molte parti del mondo, circa 2 miliardi e mezzo di persone, le infrastrutture e tecnologie sono ancora un sogno. Infatti, l'obiettivo numero 9 qui si occupa quindi di far diffondere il più possibile le nuove scoperte Obiettivo tecnologiche. numero 10. Ridurre le disuguaglianze. Le disuguaglianze globali sono molto ampie e rappresentano uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo sostenibile e alla lotta contro la povertà. Negli ultimi anni, in molti paesi, le disuguaglianze sono aumentate. Esse limitano le possibilità nei settori della società di partecipare alla vita sociale, culturale, politica ed economica e di apportare un contributo utile. Pertanto, l'obiettivo 10 è incentrato sulla riduzione delle disuguaglianze all'interno degli stati e tra gli stati. Concretamente, l'obiettivo 10 esige che il tasso di crescita del reddito del 40% della popolazione più povera sia incrementato in modo non mai visto. Obiettivo numero 11. L'obiettivo numero 11 parla delle città e delle comunità sostenibili. Cosa vuol dire? Vuol dire che le città e le comunità devono crescere rispettando delle regole, altrimenti si formano grandi periferie senza i servizi necessari, come l'acqua potabile, le fognature e gli spazi verdi. Obiettivo numero 12. Consumo e produzione responsabili. I dati raccolti dall'ONU riguardo a questo obiettivo di sostenibilità sono preoccupanti. Un primo aspetto critico è il costante peggioramento della cosiddetta impronta materiale, vale a dire la quantità di materie prime utilizzate per soddisfare la domanda di consumo finale. Si tratta di un indicatore che rileva le pressioni esercitate sull'ambiente per sostenere la crescita economica e soddisfare i bisogni materiali delle persone. Obiettivo numero 13. Agire per il clima. Non c'è una sola soluzione. Ci sono molte cose che si possono fare, ma vanno fatte presto e tutte insieme. Piantare nuove foreste è una di queste, ma è importante anche agire sui nostri comportamenti alimentari. Nei paesi ricchi il consumo di carne è altissimo e in continua crescita. Sappiamo però che i grandi allevamenti producono emissioni di metano, uno dei principali gas che va a creare l'effetto serra sul nostro pianeta. La vita sott'acqua. Come sapete, le acque del mare coprono la maggior parte, circa il 70% della superficie terrestre. Sono come un grande sistema respiratorio per tutto il pianeta. Producono ossigeno per l'atmosfera, assorbono anidride carbonica e riciclano rifiuti organici, piante, animali, nella catena alimentare. Inoltre, mari e oceani regolano il clima, assorbendo calore d'estate e restituendolo d'inverno. In questo modo fanno sì che il pianeta sia un luogo ideale per la vita della specie umana e di altri esseri viventi. La salute delle acque marine è perciò indispensabile per il futuro sostenibile della Terra. Molti studi scientifici hanno scoperto che il riscaldamento climatico provocato dall'inquinamento è stato assorbito soprattutto dagli oceani. Questo ha provocato un forte aumento della temperatura delle acque marine, con gravi conseguenze per gli ecosistemi e la fauna acquatica. Per esempio, nel nostro emisfero alcune specie si sono estinte e altre hanno dovuto emigrare verso nord, dove ci sono acque più fresche. Obiettivo numero 15. Vita sulla Terra. Le foreste coprono il 30% della superficie terrestre. Sono molto importanti perché hanno molte popolazioni, anche molte specie animali. Si stanno compiendo molti sforzi per gestire le foreste e combattere la desertificazione. Obiettivo numero 16. Pace, giustizia e istituzioni forti.
Raggiungere gli scopi dell'obiettivo 16 non è facile, perché significa non solo lottare contro un tipo di guerra, ma anche combattere la violenza in tutte le sue forme: la criminalità organizzata, lo sfruttamento di donne e bambini, la corruzione, il traffico d'armi. Quali sono le conseguenze della guerra? La guerra causa direttamente la perdita di molte vite umane, ma anche dopo la sua fine ci sono gravi conseguenze. Le attività agricole vengono abbandonate, poi nei campi restano per lungo tempo le mine antiuomo, pericolose bombe messe nel terreno che li rendono inutilizzabili per le coltivazioni, oltre a creare altri morti e mutilazioni. Gli stati proteggono sempre i diritti umani. Negli stati democratici ogni persona può liberamente partecipare alla vita politica e al governo del suo paese, soprattutto attraverso le elezioni. I governi da parte loro hanno il compito di garantire ai cittadini servizi adeguati, come la scuola, la sanità, le pensioni per gli anziani, eccetera. Ma ci sono paesi che hanno forme autoritarie di governo, chiamate dittature, e i partiti o le persone che hanno il potere usano varie forme di violenza contro i propri oppositori, violando i loro diritti. Obiettivo 17. Partnership per gli obiettivi. Far collaborare paesi e organizzazioni. L'obiettivo 17 invita a sviluppare tutti i mezzi necessari per realizzare gli altri obiettivi dell'Agenda 2030 e a rafforzare la collaborazione fra i paesi e con le organizzazioni internazionali. Ogni paese è collegato ad altri per il commercio di prodotti agricoli e industriali, per il turismo, per le scoperte della scienza e della tecnologia, per gli spostamenti delle persone in cerca di lavoro. È indispensabile aiutare i paesi meno avanzati a raggiungere tutti gli obiettivi dell'Agenda 2030, in modo da unire lo sviluppo economico. Infatti, nessun paese può raggiungere lo sviluppo sostenibile da solo. Per migliorare la collaborazione tra i paesi del mondo, serve il commercio internazionale, perché è uno degli strumenti più importanti per equilibrare i rapporti tra le varie parti del pianeta. Per migliorare le condizioni di vita degli abitanti dei paesi più poveri, molti paesi ricchi contribuiscono già da tempo con una parte del proprio reddito nazionale, PIL, cioè prodotto interno lordo. I traguardi dell'obiettivo 17 sono: stendere propri piani nazionali per raggiungere gli obiettivi globali, garantire che ogni paese impegni le proprie risorse, creare leggi coerenti, condividere le scoperte scientifiche e diffondere le innovazioni, aiutare i paesi più poveri a raccogliere dati statistici sulla loro economia e favorire il commercio. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky.